voglio bene. Questo non lo so. Stupido testone. Dopo 20 secondi partire quell'applauso. Anche se tu rovate i muri d'ombi. Che non era successo né con nessuno. Ti giuro, è stata l'emozione più grande, ancora più di vincere. Non amarmi perché vivo all'ombra. Andando a Sanremo, l'indomani sei conosciuto da tutti. Il che comporta anche dei momenti di crisi, perlomeno a me ha procurato un momento di crisi, perché erano tutti parenti, tutti amici, tutti ex, tutti persone mai viste né sentite. Ho studiato tantissimo e sono felice di averlo fatto, perché chi comunque fa la gavetta non arriva con, capito, con l'idea che sia tutto semplice. Sono soddisfatta di me stessa, mi guardo allo specchio la mattina e sono tranquilla, in pace con me stessa. A me è stato un anno un po' particolare perché ho perso mio padre, quindi sono anch'io un po' provata quest'anno. Per me mio padre era tutto, era la mia guida, tutto. Come tu l'anguilla mi stretti per la mano. No. Questa è una sfida, una bella sfida. E quindi mi butto, vediamo. Francesca! Grazie. Francesca Lotta, un bel ricordo del mio del papà. Basta, mi fate venire, mi fate emozionare, grazie. Dunque, Francesca. Grazie. Io devo dire che ti ho vista particolarmente, adesso a parte questo, voglio dire, nel ricordo di tuo papà scomparso, però durante le prove anche ti ho vista particolarmente emozionata in questa avventura, vero? Ma sì, per tante cose. Non riesco a parlare, scusa. Buongiorno. Abbiamo dei Kleenex, per favore. Grazie. Grazie, se ricordate dei Kleenex. Allora, grazie, Palmizio. Grazie. Il bello che era andato a farmi il trucco prima di venire qua. Sì. Allora, ma così va bene, più bella, va bene. Dico, più bella ancora. Scusate, Chi c'è a sostenerti? C'è la mia mammina. La tua mammina? E mio fratello. E tuo fratello? È uno dei miei fratelli, perché è un'altra sorella che non... Uh-huh. Qua, la mamma si chiama? Maria. Maria e il fratello? Antonio. Buonasera Maria, buonasera signora. Salve Antonio, ben arrivato. Vi somigliate, devo dire. Sì, eh? Ci somigliamo molto. È bello perché io non conosco i vostri parenti, i vostri familiari, allora mi piace vedere la somiglianza o col papà o con la mamma, quindi devo dire... Somigliamo un po' a me e un po' a papà. Un po' a papà. Anche in questo caso c'è la Sicilia protagonista, che è la bella Palermo, mi fa piacere. Certo, senz'altro. Quindi ne approfittiamo per salutare chi ci segue da Palermo, va bene? Un bacio. Allora, sei pronta? Ce la fai? Eh? Vieni. Potrebbero essere un bicchiere d'acqua un attimo? Un bicchiere d'acqua, grazie. Sì, grazie. Palmizio, noi siamo in diretta, tutto quello che si fa lo si fa in diretta, eh? Posso mica? Mettere... Grazie, Palmizio, grazie. Prego. Scusatemi, mi chiedo... Figurati. Se vuoi un panino, un whisky, una cosa, vedi tu, quello che vuoi. Quello che vuoi. No, noi... mi metto la stecchetta. No, mangia adesso, perché da stasera non si mangia più. Ma guarda, io infatti... Potevo fare la dieta, ma ho detto no, però se no che cosa vado a fare? No, devo dargli un motivo. Dunque,
è rimasta Imagine e tu sei contenta, ecco, sei felicissima, vedi, lo facciamo giusto per verifica. Questo è papà, per verifica. Che mi ha dato questa grazia. Papà ti ha dato questa grazia, sì. E allora, dedicata a la papà. La dedico a lui, è anche una persona che amo moltissimo, come ricordava anche Fiorellino, una persona che non sta tanto bene, ed è uno straordinario autore che è Giancarlo Bigazzi, ti faccio tanti a lui, ti voglio bene, grazie. Imagine, Francesca Alotta. Grazie, grazie. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Ooh, above us only sky. Imagine all the imagine there's no countries. It isn't hard to do, no, no. And I paid the king of life, oh, no, no. And no religion to me. Francesca Alotta, Imagine! Grazie. L'ultima esibizione prima del televoto, riuscirà questa interpretazione a farle guadagnare l'immunità? Speriamo, Luigi, grazie. Giustamente speriamo, insomma, e lo sapremo tra poco. Grazie, accomodati Francesca, accomodati. Grazie. Allora,